Mai, Ma noi non vogliamo fare l'alleanza. Ma non apre neanche. Non comunque vogliamo fare l'alleanza. Noi vogliamo parlare cittadini di questo paese. Cittadini hanno. Cittadini si chiamano quelli del Movimento 5 Stelle, per no, quelli punto. Si chiamano onorevoli. Non onorevoli, cittadini. Non importa come vogliono chiamarsi, si chiamano onorevoli senatori. In aula li chiameranno onorevoli e senatori, anche se fanno finta di essere un movimento, sono un partito. Si chiama Partito 5 Stelle e ha un monarca come leader che si chiama Beppe Grillo, ma è un partito, nonostante loro fanno finta che non lo siano, ma sono un partito. E noi non ci rivolgiamo al ceto politico, ripeto, noi ci rivolgiamo ai cittadini di questo paese che hanno espresso attraverso il voto a Grillo, attraverso il voto a noi, attraverso il voto ad altri partiti, hanno espresso una domanda profonda di cambiamento. Abbiamo messo in campo proposte chiare, alla luce del sole, senza nessuna trattativa che non abbiamo fatto e non faremo in alcun modo. Ciascuno si assumerà le proprie responsabilità e poi i cittadini giudicheranno molto serenamente. La democrazia funziona così. Sono un po' come il suicidio di Bersani, questa cosa. Se lui continua ad aprire a Grillo, quello gli continua. Ma noi non apriamo a Grillo, noi stiamo parlando. C'è un'alternativa, l'alternativa è il suicidio. No, noi stiamo parlando, io ripeto, noi stiamo parlando agli italiani, non stiamo parlando a un pezzo di ceto politico, stiamo parlando. Però agli non italiani. Sono gli italiani che adesso decidono, purtroppo è un pezzo di ceto politico. Noi andiamo da Napolitano con la proposta che oggi è passata all'unanimità qua alla direzione del PD. No, quella sarà la proposta che porteremo a Napolitano.